Mister, buongiorno. Buongiorno. Intanto facciamo un po' un punto della situazione, visto che è un turno in fase settimanale, quindi magari la manna, capire come sta, e i nuovi, se devono essere o meno. La manna sta meglio, perché ha avuto solo un pochino di dissenteria, non era pronto per giocare domenica, se no tra l'altro avrebbe giocato. Poi sono rimasto invece contento perché Pagani ha fatto di nuovo un'ottima gara ed è un 2003 cresciuto da noi, quindi vale molto sotto tutti i punti di vista. E c'era la nazionale a vederlo, tra l'altro, quindi ha fatto una bella figura. E quindi sta meglio. Vediamo oggi come si arriva. Sono la nazionale? La partita domenica. Come? Domenica la partita. Ah, a vedere Pagani. E tra l'altro ha fatto molto bene. E ieri si è allenato la manna appunto bene e vediamo come sta oggi. I nuovi si è potuto allenare solo ieri i migliorini perché per via dei tamponi Firenze non si può allenare e Lanini, Eric, credo si possa allenare oggi la prima volta e i nuovi, quelli di ieri del mercato, chiaramente ancora non si può non si possono allenare per via dei tamponi. Se mi chiedevate se domani sono disponibili, sì, bisogna capire questo protocollo Covid e capirlo. Se sono disponibili, chiaramente vengono con la squadra. Ovviamente facciamo su tutti la proporzione che, non avendoli allenati noi, ad esempio Firenze si è allenato con un personal per un mese e mezzo in Sestri Levante e Lanini si è allenato a Parma ai margini, quindi bisogna attrezzare, mentre invece Migliorini si è sempre allenato con Salernitana e ha anche giocato qualcosa, quindi dei tre credo che sia quello che sta meglio. Su Natalucci non so ancora perché lo vedo oggi per la prima volta, idem Axel Desjardins, quindi vediamo da oggi in avanti, vediamo come stanno fisicamente prima di tutto e poi facciamo le valutazioni del caso. Ecco. Su Migliori si fa già una valutazione del caso possa giocare dall'inizio o comunque no? Potrebbe essere sì, perché lui, come ho detto, è allenato e poi potrebbe essere perché Bove Bellic e due mesi che giocano veramente sempre. E poi devo anche dire sui nuovi che tanto ci sarà, un po' come abbiamo pensato nei playoff, mi aspetto l'istinto primordiale del bambino che gioca per la prima volta al parco, perché devono avere questo loro e anche i ragazzi che rientrano, perché non c'è spazio per questa situazione Covid di dare un'atletizzazione completa ai ragazzi, quindi ci va quell'istinto primordiale del bimbo che è contento di giocare e che il gioco è la priorità, perché altrimenti ci vorrebbe troppo tempo per creare una situazione fisica completa dell'atleta. Però io credo che con quell'istinto lì, con quella felicità lì, con quella psicologia di giocare a calcio possano iniziare a giocare, ecco. Quindi ora vediamo se già domani qualcuno, vediamo se lunedì sicuramente degli altri, perché poi ripeto, non ci sono le partite di campionato e non c'è margine per atletizzarli, ecco. È una partita importante quella di domani, perché sarebbe, diciamo, la conferma di una buona prestazione di una squadra che comunque ha reggito dopo il derby, che arriva dopo tre giorni, chiaramente. Sì, quindi sì, sono quelle però più difficili, forse. Sono anche sono più difficili perché sono partite di Serie C con squadre complicate. Sì. Con squadre complicate, come è stata complicata la partita di domenica. Quindi poi siamo stati bravi noi a metterla su un binario che è sembrato più semplice di quello che fosse, perché siamo stati bravi, i ragazzi hanno fatto una bella gara, quindi sono partite complicate quelle di Serie C, vanno conosciute, lette, giocate, sofferte e poi magari giocate anche bene come abbiamo fatto domenica e come abbiamo spesso fatto, quasi sempre fatto, perché ricordo anche solo l'amichevole con l'Atalanta, è un'amichevole che mi lascia parecchio soddisfatto vedendo il livello dell'Atalanta tutte le volte. Quindi questa poi era solo una partita di allenamento, però già in quella partita si vedevano dei valori che ha la squadra, ecco. Sulla gestione dei regioniamo senatori, no? Buzzegoli, Gonzalez, settimana scorsa mi aveva risparmiata Cittadella, visto che ci saranno 7 turni fa settimana, se non sbaglio,
pensa di gestire in maniera diversa l'anno, rispetto all'anno scorso, più votazioni, non lo so, ha fatto un calcolo da questo punto di vista? Devo dire che quella di Cittadella è stata un'ottima intuizione, di non portarli, di farli fare una settimana tipo, e non casualmente tutti e tre hanno fatto gol, perché sono bravi giocatori, come ho detto in conferenza prima della partita, ero certo che tengono molto a Novara e quindi hanno fatto una partita che devono fare tre giocatori di quel livello lì, che hanno sempre voluto bene a Novara e hanno sempre dato tutto per Novara. Sicuramente torno a dire quello che ho detto prima sulla gestione di quest'anno qua. Quest'anno qua va vissuto con le infrasettimanali, con questo maledetto Covid che continua a esserci, quindi guardare in faccia la realtà, bisogna giocare, non c'è un'altra strada, perché se uno pensa alla parola che non voglio utilizzare nel mio calcio, che è gestione, non è possibile quest'anno, perché quest'anno appunto si gioca spesso in settimana, i ragazzi non hanno potuto fare neanche il ritiro, perché non dimenticatevi che Buzzegoli e Bianchi non hanno potuto proprio fare il ritiro perché avevano quell'infortunio dopo la semifinale di Reggio Emilia, e quindi non c'è spazio per pensare a delle rotazioni programmate, c'è spazio per giocare, quindi devono tutti farsi trovare pronti. Io poi il grado e il livello lo vedo dentro la settimana, questo sarà e ce lo dà, io credo, oltre che i dati del mio staff con i GPS, ce lo dà l'occhiometro, come li vediamo, come escono dalle partite, come si arriva alla partita che verrà, quindi non, quest'anno qua va vissuto così, perché spesso non ci rendiamo conto, quando anche parliamo di calcio, che siamo in una situazione al limite per il Covid, e quindi dobbiamo essere bravi noi e di tutti, quindi non sarà solo del Novara Calcio, ma sarà di tutti i club, però va vissuta in questo modo. Io dico che eravamo usciti molto bene dal lockdown e abbiamo fatto molto bene domenica, perché ci deve essere un pensiero positivo, un pensiero di chi gioca a calcio e si diverte, un pensiero di chi vuole fare la partita, perché domenica non ci dimentichiamo che al di là del 3-0 conto almeno altre 9-10 occasioni per fare gol. Penso un rigore solare su Schiavi, che nel calcio italiano quando uno vince sembra che i rigori non ci siano e non si lamenta. Se fosse finita pari tutti avremmo parlato ore e ore del rigore di Schiavi. Penso che sia un'azione abbastanza clamorosa, oltre il gol e oltre tutte le altre situazioni che abbiamo creato. Quindi ci deve essere questa volontà in tutte le partite. Mister, intanto le chiedo se lei è soddisfatto dei nuovi arrivi, le chiedo fino a che punto lei ha contribuito a individuarli con il direttore sportivo e se non è, tra virgolette, preoccupato per una gestione di giocatori con grande personalità, alcuni dei quali gioco forza dovranno accomodarsi in panchina o... Parto dall'ultimo perché sennò non trovo il filo per arrivare ad altri. No, quello per me è una possibilità, avere dei ragazzi bravi da poter utilizzare, viste anche le tante partite vicine di quest'anno, che appunto si giocherà spesso ogni tre giorni, quindi quella è un'opportunità, ritengo, quel tipo di situazione sui giocatori bravi. Il mercato chiaramente è stato condiviso con la società, ma sui ruoli, non sui giocatori. Io sono contento dei ragazzi che sono arrivati, ovviamente, sono ragazzi che hanno sempre fatto le cose che dovevano fare nei loro club, penso a Firenze, penso a Eric Lanini, penso a Migliorini e poi il ragazzo nuovo Nate Luci, onestamente è un giocatore giovane che quindi va a riempire il parco under che abbiamo. Axel Desjardins, un portiere che nel campionato primavera era un ottimo portiere, quindi sui ruoli c'è chiaramente condivisione. Sui nomi, ma lo dico da allenatore, sui nomi io credo che sia sempre il club che deve scegliere,
perché l'allenatore allena i giocatori che gli si dà a disposizione. Io sono molto molto contento e felice dei giocatori che ho a disposizione, ma lo sono sempre stato, perché se guardate l'ultima conferenza io dico che ho molta fiducia dei ragazzi che ho a disposizione, quindi a me piace celebrare loro, perché il calcio è dei calciatori, non è di altre, non è degli allenatori, quindi il calcio è degli atleti che giocano, quindi io sono contento di poterli allenare, sono contento e felicissimo di allenare il Novara Calcio sempre, da quando allenavo gli allievi nazionali, e dunque giochiamo le partite e poi la mia attenzione è solo sulle partite, perché io devo pensare solo a quelle, e anche i calciatori nuovi che sono arrivati, dico a tutti che bisogna dare un tempo di inserimento, perché va dato, perché per quanto siano ragazzi sicuramente bravi, va dato un tempo di inserimento che non è immediato, perché si passa da conoscere i nomi e poi si passa a conoscere l'idea di gioco, perché quando arrivi in un nuovo club 20 ragazzi non li conosci prima, per loro che arrivano, e quindi bisogna dargli un tempo di inserimento e nel frattempo giocare le partite, ma quello è un piacere per chi gioca a calcio, giocare le partite. Mister, completo un attimo l'avvento di questi giocatori d'esperienza che vengono da una categoria superiore, lascia intendere che gli obiettivi sono cambiati e sono decisamente più ambiziosi. Voglio dire, per essere estremamente chiaro, non si prendono dei giocatori di questo livello e di questa spesa e di questo ingaggio se non si punta a vincere il campionato o quantomeno a Roccia. Vado per essere chiaro. Me lo dice lei, Renato, io ascolto, quindi sono contento, perché per me, quando abbiamo vinto lo scudetto con gli allievi nazionali senza perdere una partita, ero la persona più felice del mondo, quindi per me vincere mi piace tanto. Però io ho tanto equilibrio, so che abbiamo una bella squadra, so che abbiamo una squadra che è arrivata a una partita dalla Serie B, e se parliamo in questi termini sembra che non sia successo, ma è successo un mese fa che siamo arrivati a un palo di Cesare Pogliano dalla Serie B, quindi l'ambizione è tanta, vogliamo essere competitivi, però la mia idea di calcio, anche quando si è vinto tante partite, è quella di vincere una partita alla volta, non è quella di mettere obiettivi a medio-lungo termine, che onestamente nel calcio e nella vita lasciano il tempo che trovano, no? È come se adesso pensassimo alle vacanze estive, secondo me c'è prima da pensare a quello che viene prima, e quindi oggi si pensa alla partita con la Gian Erminio, che è una partita complessa, che è una partita difficile come tutte le partite di Serie C, perché anche quando abbiamo vinto vi devo dire che dentro la partita abbiamo trovato sempre delle difficoltà, quindi le partite di C rappresentano questo, è bene che tutti lo capiscano, c'è da soffrire, c'è da sacrificarsi, poi è chiaro che con i giocatori bravi si ha più chance di vincere le partite, però il Novara ha sempre avuto giocatori bravi, non è di quest'anno che il Novara ha giocatori bravi, il Novara nella sua storia ha sempre avuto giocatori bravi, non dimentichiamoci che questo club è stato in Serie A e non tanto tempo fa in Serie B, quindi io devo rispettare questo aspetto qua e lo rispetto molto, infatti sono rimasto molto dispiaciuto e molto arrabbiato della sconfitta di Reggio Emilia, quindi sappiate che non è che ero molto felice anche lì, ero molto arrabbiato, quindi vivo il calcio in questa maniera e mi piace viverlo in questa maniera qua. Queste nuove le consentiranno di applicare schemi di gioco diversi, secondo lei ha pensato già sicuramente nella sua testa l'inserimento dei nuovi con qualche cambiamento, o lei pensa di andare avanti con il suo... No, la vedo al contrario la situazione, vedo che per come gioca la nostra squadra, per un'idea di gioco che oramai è di un anno e mezzo, sarà più facile per i ragazzi entrare in un sistema che funziona, piuttosto che cambiare un sistema in virtù dei miei ragazzi, che tra l'altro hanno caratteristiche giuste per come giochiamo a calcio noi, perché Migliorino è un difensore centrale che può fare le cose che facciamo, Firenze io lo chiamerei un tuttocampista che sa fare tutto, quindi può fare la mezzala, può fare
la punta esterna, può fare il trequartista, quindi un giocatore forte. Eric Lanini è un attaccante, quindi farà l'attaccante. Quindi io credo che siano loro nuovi, per dire solo loro e non nominare tutti ogni volta, che si adatteranno facilmente al sistema che questa squadra sa giocare bene da tempo. E questo è un vantaggio per chi arriva nuovo in questa squadra qua, perché ad esempio domenica nessuno si è accorto che Panico e Zigoni giocavano insieme per la prima volta. E questo vantaggio gliel'ha dato il sistema, gliel'ha dato i compagni, gli hanno dato la conoscenza, perché era veramente la prima volta che giocassero insieme e tra l'altro anche che si allenassero insieme, perché penso che Zigoni e Panico si siano allenati insieme non più di 4-5 volte, quindi vuol dire che il gioco e il sistema viene prima, i calciatori si mettono a disposizione di quello che facciamo e le cose le possiamo fare per bene, perché abbiamo ragazzi bravi e abbiamo anche sempre giovani bravi. Mi leggo al primo pezzo, non dimenticatevi che abbiamo un minutaggio importante, perché avete visto che Pagani vale, perché Bellic vale, Bove vale, Cagnano vale, Collo del vale, Cesare Pugliano che rientrerà vale, quindi valgono anche tanto minutaggio, un minutaggio che crea virtuosità al club, un minutaggio che crea sostenibilità al club. Questo non dimentichiamocelo mai, nell'essere sempre molto competitivi, perché il Novara Calcio deve sempre essere molto competitivo. No, era un po' la domanda di Renato, le volevo fare proprio questa sul modulo e in prospettiva futura, tralasciando queste prossime giornate, Lanini Zigoni insieme li potremo vedere spesso oppure uno sarà l'alternativa dell'altro? No, possono giocare insieme, perché i giocatori bravi ritengo che possono giocare insieme. Pablo può giocare con loro, Peppino Panico può giocare con loro, Firenze può giocare con loro, perché quelli bravi per me devono stare in campo e devono starci insieme. Questo è quello che penso del calcio in generale, quindi vedrete sempre che ci saranno giocatori bravi in campo che possono coesistere, che chiaramente si completano, che chiaramente vanno a creare un'armonia di gioco che è quella che deve pervadere quello che vogliamo fare, perché ci deve essere, e loro sono bravi, però come ho detto date un momento di ambientamento, un momento di inserimento, un momento di capire anche la città, di capire dove si trovano, perché non è così semplice. Ad esempio avevamo un ragazzo bosniaco, Ante, che stava crescendo, stava capendo quello che vogliamo, poi purtroppo si è fatto male, ma ci va un momento per inserirsi, e sicuramente su uno straniero c'è un momento maggiore, ma anche su un italiano che cambia club ci va un momento in cui i ragazzi capiscano dove si trovano. Devo dire che in questo Peppe Panico e Zigoni per adesso sono stati bravissimi, perché si sono nell'immediatezza, hanno trovato quello che ho detto prima, questa situazione primordiale di chi piace giocare, di chi inizia a fare una cosa, e quindi si sono trovati subito bene nella squadra. Però in questo sono molto bravi i ragazzi e il gruppo a far inserire quelli nuovi, perché su un gruppo già coeso, su un gruppo già che conosce, riconosce uno spartito, è facile subentrare. Su un gruppo nuovo c'è delle difficoltà, e questa squadra, ripeto, ha un gruppo forte che va avanti, anche cambiando in questo momento tanti alla fine protagonisti di quello che era lo scorso anno. Io ho sempre visto una squadra che tiene il campo bene, che sta a stare in campo, che sa fare le cose. Poi ripeto, con tanto sacrificio si può fare grandi cose, e l'abbiamo dimostrato lo scorso anno, ripeto, quando tra lo scetticismo generale forse nessuno si aspettava che si arrivasse dove siamo arrivati, ma pur essendo arrivati in quel punto lì avremmo voluto fare anche qualcosa di più. Devo dire, ci siamo rimasti anche male per quella sera di Reggio Emilia, e io dico che la squadra deve ripartire da lì, e la squadra con la Lucchese è ripartita da lì. Aspetta l'ultima frase, non ricordo. Grazie. Buonasera. Grazie. Grazie.